il prossimo passo è quello di semplificare un po' la formula da cui ci siamo mossi. In particolare noi abbiamo usato la legge di Dalton. La legge di Dalton sì, è relativamente semplice, ma un difetto: l'umidità specifica o la pressione sono misurate a due livelli diversi e contengono, per esempio, sono funzione, per esempio, della temperatura del suolo e della temperatura dell'aria. Una delle cose che vorremmo poter fare è, per esempio, eliminare una di queste variabili, per esempio la temperatura dell'aria. Cioè, la temperatura del suolo. Per fare questo usiamo bilancio di energia e bilancio di massa. Per un attimo, ok. Bilancio di energia e bilancio di massa. Il bilancio di energia ve l'ho scritto sopra. Il primo termine è la radiazione solare. Si trascura in questo caso l'immagazzinamento di energia nel volume di controllo. Cosa che non sono assolutamente sicuro che sia sempre lecita, che sia lecito fare, ma che viene fatta in questo contesto. Il secondo termine è l'evaporazione in termini di energia, quindi l'evaporazione in termini di massa moltiplicata per il calore latente di fusione, di vaporizzazione. Questo termine è calore sensibile. Un termine che vedremo dopo dipende, è simile al termine evaporativo come struttura. Ha davanti il motore è il gradiente di temperatura e il trasferimento di energia è legato quindi al gradiente di temperatura per un certo coefficiente che è spesso preso uguale, salvo che poi bisogna moltiplicare per ρ e Cp, ma nella struttura è uguale a quello dell'evaporazione. G è il flusso di calore verso il basso e P con S è il contenuto di energia che è legato, per esempio, alle precipitazioni che avvengono sul suolo. Nel bilancio di massa, invece, il termine di contenuto di massa, in questo caso di acqua, ce l'ho, la variazione di acqua nel suolo, la variazione di umidità nel suolo, è uguale alla precipitazione meno l'evaporazione, meno, questi sono tre termini di deflusso superficiale, subsuperficiale nelle acque sotterranee, che escono dal nostro volume di controllo. Tutti i termini che voi conoscete bene perché avete risposto bene alle domande relative alle cose. Allora, l'espressione dell'evaporazione la scrivo in questo modo, cioè un termine sempre di variazione sull'equazione di Dalton, in termini di pressione. Volendo fare un ragionamento complessivo, che cosa deve succedere durante il fenomeno di evaporazione? Rispettata la legge di conservazione dell'energia? Certo che è rispettata la legge di conservazione dell'energia. È rispettata la legge di conservazione della massa? Certo che sì che è rispettata. Quindi queste due equazioni devono valere simultaneamente. Poi dovrà valere anche una legge di trasporto della quantità di moto che pure in qualche modo deve essere, e la legge di trasporto della quantità di moto in realtà è questa, se la vogliamo vedere da un altro punto di vista. Qua la velocità invece si chiama la U, come faccio di solito, chiamata U con A, ma è sempre quella E. Soluzioni semplificate di questa equazione permettono di cancellare la dipendenza della temperatura del suolo da questa relazione e quindi avere meno misure, la necessità di meno misure. Come scrivo qui, l'applicazione di queste leggi richiederebbe tutta una serie di misure. Per misurare l'evaporazione, per esempio, un modo può essere quello di valutare i due bilanci precedenti,
misurando tutte le quantità che compaiono e poi valutando l'evaporazione come residuo. Però questo ovviamente non è proprio facile, poi comunque un conto è farlo in un singolo luogo e un conto è farlo dappertutto, anzi vi dirò di più, del minore, quello di cui vi ho parlato prima nella parte precedente, nel suo laboratorio all'Università di Zurigo ha cercato di costruire un apparato sperimentale in cui, su cui poter controllare l'evaporazione in ogni tutte le componenti dell'evaporazione, e non è stato facile, non riusciva a chiudere il bilancio. Lui controllava la quantità di acqua che ci metteva dentro, la turbolenza super controllata in un apparato sperimentale diciamo relativamente piccolo, eppure non riusciva a chiudere il bilancio. Quindi non è affatto facile calcolare in natura l'evapotranspirazione misurando le altre due equazioni, non si riesce mai bene a chiudere il bilancio. Nel corso del tempo sono state sviluppate comunque delle formule empiriche, perché l'evaporazione evidentemente ha anche un'enorme importanza. Noi dobbiamo, per esempio, essere in grado di poter calcolare appropriatamente la domanda evaporativa delle piante per l'agricoltura, per quello che mangiamo. E ci sono varie formule empiriche di diciamo, cominciando dai fondi di Hammond, di Tortwise, e io vi parlo delle prime due invece, che sono la formula di Fermat-Ortiz e una sua semplificazione ulteriore, che è la formula di Grissling-Taylor. Ce ne sono di queste formule empiriche centinaia, ma decine sì. Questa per esempio è una tabella di varie formule, le quali danno tutte, peraltro, vedete qui, alcune scrivono PED, Potential Evapotranspiration. Cos'è questa evaporazione potenziale? È quell'evaporazione che si avverte in un certo luogo se la radiazione, assegnata alla radiazione, è annullata tutte le resistenze. Che la radiazione, che la potential evapotranspiration sia una cosa misurabile, secondo me non corrisponde a verità. Però è un termine di riferimento, non corrisponde a verità perché tutte le misure che noi facciamo non controlliamo la radiazione, non controlliamo la temperatura, soprattutto se le facciamo in campo, non controlliamo niente dell'esperimento di misura. E quindi la radiazione anzi varia man mano che il sole si muove, passa una nuvola, varia. Come facciamo a dire che un certo elemento, per esempio del suolo, sta evaporando l'evaporazione potenziale? O ancora più difficile, come vedremo, una pianta sta evaporando l'evaporazione potenziale. Possiamo fare solo delle ipotesi che stia evaporando a quel ritmo e poi dire adesso stava evaporando al ritmo potenziale, quindi quello che ho misurato è, perché per tutta una serie di soft informations, cioè di informazioni a corredo delle misure che ho fatto, che però sono difficili da controllare, e quindi tutte queste sono potential evapotranspiration. Qui c'è una formula di Brutzer, che è uno che ha studiato molto questi problemi evaporativi, anzi il libro, tutto sommato, che ancora esiste come riferimento sul calcolo dell'evaporazione, datato del 1980, si chiama Evaporation, è proprio di Brutzer, di Wilfred Brutzer. Quindi un sacco di formule. Ma noi come semplifichiamo la nostra? Le formule che vi passo sono quelle che comunque hanno un minimo di fondamento fisico, assumendo che la formula, in realtà ci sarebbe anche da contestare la formula di Dalton a proprio ben vedere, ma supponiamo in questo momento che la realtà fisica sia costituita dalla formula di Dalton. A questo punto l'idea che mi viene, non è venuta a me naturalmente, è quella di sviluppare il contenuto di umidità controllato a saturazione del suolo
in serie di Taylor. In particolare in serie di Taylor sviluppando la temperatura del suolo in funzione della temperatura dell'aria, per poi arrivare ad una formulazione in cui elimino la temperatura del suolo. Questa sarà uguale all'umidità specifica relativa alla temperatura dell'aria per la temperatura del suolo meno la temperatura dell'aria per il termine quadratico. Questo termine poi lo vado a sostituire nell'equazione che c'era nelle slide, nell'equazione di Dalton, che adesso l'abbiamo persa, ma c'è. E lo vado a sostituire quello che otteniamo, quello che vedete sotto, e prima che scompaia collego il computer. Questa è il termine che io ottengo. Nell'espansione di Taylor ho questa derivata dell'umidità specifica, ma la derivata dell'umidità specifica è si può mettere in funzione della pressione specifica, come vi ho mostrato nella prima ora. E la differenza è la moltiplicazione per un coefficiente epsilon su pi. E la derivata dell'umidità specifica con la temperatura è data dalle curve di Clausius-Clapeyron, quelle che vi ho mostrato dal diagramma di pressione e temperatura e che di cui vi ho dato anche una formula. Quindi una buona cosa di questa formula qua è che questo termine qua lo so valutare. Ha un'espressione matematica che, benché complicata, so valutare. Eccola qua. Qui l'ho fatta. Questa è delta, questa è la derivata della curva di Clausius-Clapeyron per quella temperatura. E questa è una buona notizia. Poi in questa formula più sopra compare però ma come eliminare la temperatura del suolo? Qui ti ricompare la temperatura del suolo di nuovo. Però a questo punto io vi posso ricordare che quello che vi ho prima descritto a parole, e cioè che il trasporto di calore sensibile, capisco che avrei dovuto dedicarci più tempo, è uguale a ρ del vapore per Cp, che è la capacità termica a pressione costante del vapore, per 1 su RA, dove RA è la resistenza aerodinamica, per T con S e meno T con A. Dipende, il trasporto di calore sensibile dipende solo da H. Posso quindi, al posto del tipo S e meno tipo A che sta là, sostituire questo termine qua. Bella cosa, direte voi. Ma dopo, prima avevamo una variabile che era tipo S in più, adesso hai una nuova variabile. Certo, ρV lo conosco, C con P lo conosco, ed RA è sempre la solita minestra che so calcolare. Ma compare H, come lo calcolo? Allora, H, uno gli viene in mente che può calcolarlo dalla conservazione dell'energia. Quindi prendo questa espressione di H e la sostituisco all'interno della prima equazione e poi al posto di H a sua volta sostituisco questi termini che compaiono nel bilancio di energia semplificato, come vi ho detto prima. Definisco un po' di costanti, portando in particolare, definisco questa costante psicrometrica che è uguale a P per Cp diviso epsilon diviso lambda,
P la pressione, Cp la capacità termica, V calore specifico, non capacità termica, perché la capacità termica è l'integrale su tutta la massa di quelli. A pressione costante epsilon 0 è uguale a 0.622 lambda, che è l'entalpia di vaporizzazione. Definisco anche un termine che si chiama, che chiamo deficit di umidità, che è uguale alla differenza fra l'umidità a saturazione dell'aria e l'umidità che effettivamente c'è nell'aria. A questo punto la mia formula di Dalton si trasforma in questa cosa qua. Allora adesso questa mi piace di più, perché tutti questi termini qua li so calcolare. Rm è la radiazione. Noi cominciamo ad essere esperti nella valutazione della radiazione, quindi questo lo sappiamo calcolare. Questo G qua non lo sappiamo bene calcolare, ma magari lo mettiamo. Pensiamo in prima approssimazione di metterlo uguale a 0. Questo contiene di nuovo ET, che è anche di qua, ma di fatti qui posso raccogliere ET, portare tutta la parte che contiene ET al primo membro, raccogliere ET, se mi sono dimenticato un lambda da qualche parte, è probabile, e quindi ho questi due termini. A questo punto ricavo lambda e t come questa frazione. Questa è la formula di Pellman-T. Che posso scrivere anche meglio così, perché diciamo che ho questo termine, che è un termine che dipende solo dalla disponibilità di energia. Cioè mi dice, beh, l'evaporazione dipende dalla quantella forzante radiativa che arriva. Poi ci sono dei vari termini di semplificazione, in particolare qui ho sempre lasciato dentro nella mia derivazione la resistenza G che avevo attribuito ai suoli in precedenza, ma che in termini può essere un termine di resistenza complessivo. E poi qui ho un secondo termine. Questo secondo termine contiene che cosa? Il deficit di umidità, cioè mi dice qual è il deficit, la domanda evaporativa dell'atmosfera in funzione della differenza che c'è fra l'umidità presente in atmosfera e quella che ci potrebbe essere a quella temperatura, moltiplicata per tutta una serie di coefficienti, tra cui anche le resistenze e la resistenza dell'umidità. Quindi questa è la legge di Pellman-Monteith, che è meno onerosa, diciamo, da calcolare rispetto alla formula originaria. Si basa su alcune semplificazioni. Delta è la derivata della legge di Clausius-Clapeyron, dipende dalla temperatura dell'aria. Gamma dipende dalle proprietà dell'acqua, come materia, diciamo, come molecola. Delta QA non è una cosa semplicissima, perché dipende dal deficit di umidità. RA, RG ed eventualmente un termine RV che qui non compare, ma che potrebbe essere aggiunto per tener conto della resistenza della vegetazione, sono delle resistenze che al momento non so bene come calcolare. Però è un problema successivo, diciamo. Questo problema sulle resistenze ce l'avevo comunque anche con la legge di Dalton. R con N è la radiazione netta che c'è sul mio sistema, e G è il flusso calore di calore verso il basso. Questa è la formula che per esempio è usata dalla FAO per calcolare il fabbisogno evaporativo di certe colture. Evidentemente è stata un po' semplificata, alcuni di quei parametri sono stati messi a certi valori standard, ed è stato standardizzato il modo di effettuare le misure per valutare gli elementi che
io questa formula. Se metto la resistenza RG uguale a 0, che compariva al denominatore, allora in questo caso sì, posso definire rigorosamente la, potential elevato transpiration, e quella è la formula di Pema Montiz dove butto RG uguale a 0, la resistenza dei suoli, o RB, la resistenza eventualmente dovuta alla vegetazione, diversa, diversa da 0. Se trascuriamo questo termine a destra, che contiene la domanda evaporativa, e guardiamo per un momento sul termine a sinistra, che è solo dovuto alla forzante di radiazione, nella sostanza ci dice che la parte energetica della, dell'evaporazione dovuta al, è proporzionale, direttamente proporzionale alla radiazione, e il coefficiente di proporzionalità è legato da queste quantità che hanno tutta la natura termodinamica ben definita, ben calcolata. Qua sì è definita la potential elevato transpiration. Era in verità definita anche prima dell'equazione di Dalton. Si può definire questo rapporto tra beta, tra l'evaporazione effettiva e l'evaporazione potenziale, ed è dato, come vedete, tutto in termini di caratteristiche termodinamiche e dal termine di resistenza che qui compare al denominatore in questa cosa qua. Ho messo R, ma nelle slide precedenti era RA, RG, scusate. Un'altra cosa che normalmente compare in questi problemi è un'altra relativa di relazione che si chiama Bower Ratio. Ed è particolarmente cara a chi si occupa di meteorologia. Ed è in particolare il rapporto tra il trasporto di calore sensibile, cioè dovuto al trasporto turbolento di calore dovuto alla differenza di temperatura tra due superfici o due punti, e il trasporto di calore latente. Vedete, E con S meno E con A è la, la differenza di pressioni al suolo e nell'aria, e con S e con A la differenza di temperatura. È caro ai meteorologi perché in tutta una serie di pubblicazioni e da un certo momento in un certo momento si faceva la semplificazione che diceva ma poi il sistema è più intelligente di noi, il sistema si organizza in modo da mantenere la Bower Ratio costante. Invece naturalmente la Bower Ratio non è costante. Diremmo che la Bower Ratio, cioè il rapporto tra calore sensibile e calore latente, ha dei valori tipici. Per esempio, se ci troviamo in una foresta in condizioni che non è in condizioni di stress idrico, oppure in condizioni di suolo che non è in stress idrico, in questo caso sì, sappiamo catturare la Bower Ratio, quindi poi anche per carità ritornare indietro sulla nostra equazione. Questa è la forma dell'equazione di Pemmann e Montiz, laddove nella valutazione che ne è fatta dalla FAO, la formula della FAO. Come vedete, V con F è questo coefficiente che è assegnato, che ha questi valori, e dove compare la velocità del vento a 2 metri di altezza. V2 è la velocità del vento a 2 metri di altezza, perché stazioni meteorologiche standard che misurano tutte le quantità, in particolare la velocità del vento a 2 metri dal suolo. Qual è il valore effettivo di questa formula qua? Riesce veramente a dare l'evaporazione? Diciamo che di fronte all'ignoranza completa di non saper dare nessun numero, questo dà dei numeri ragionevoli. Però dire che riproduca esattamente in tutte le condizioni del giorno, con tutte le variabili che ci sono, la domanda idrica in particolare, è veramente una forzatura. Però si sono usate, queste formule si usano, sono correntemente usate.
anche se l'esperienza dimostrerebbe il contrario. Quella che in realtà userete voi non sarà la formula del primo motivo, perché la domanda evaporativa, cioè la differenza tra l'umidità del suolo, se dovete fare l'umidità dell'aria, l'umidità saturazione, noi generalmente non la conosciamo su un'area vasta. Allora usiamo questa formula, che è una formula semplificata, che si chiama formula di Priestley-Taylor, in cui tutta la domanda evaporativa è trascurata, viene introdotto un coefficiente alfa di Priestley-Taylor, che vedete davanti, che si assume il ruolo di incorporare in sé la variabilità con tutto quello che era contenuto negli altri termini. In molti modelli, tipo anche quelli che sono in qualche modo implemento io, questo alfa diventa poi un parametro di calibrazione e viene calibrato in modo da chiudere a un certo momento il bilancio idrologico in maniera corretta. La letteratura assegna un valore medio, mediano, di pari a 1,26 di questo carattere di Priestley-Taylor. Tuttavia, un lavoro recente di review ha mostrato che in vari lavori, in vari in cui sono stati accompagnati da misure, questo alfa può variare da circa 0,6 a 2,4. Allora capite che il potere predittivo di questa formula è un po' limitato, perché da 0,6 a 2,4 vuol dire da 1 a 4 volte tanto di evaporazione, e naturalmente questo non è propriamente una predizione precisa, però appunto si può tentare di usare questa formula, che ha un minimo di fondamento di consistenza matematica, di calibrare i parametri, di dare delle risposte più o meno decenti. Noi useremo una delle componenti quali di New Age per calcolare, e la documentazione si trova qui. Fine.